Siamo pronti? Buon Natale, bambini! Natale è arrivato! Io sono Mario Mascitelli e noi del Teatro del Cerchio abbiamo deciso di farvi un regalo per queste feste. Insieme a Sinapsi e al Comune di Parma vogliamo regalarvi una storia. Una storia scritta apposta per questi tempi un po' particolari. Babbo Natale è un supereroe. Ah, ma non finisce qui. No. Voi ascoltatela bene. E poi, se ci manderete dei disegni a questo indirizzo, riceverete in cambio questo CD. È il CD delle favole che noi abbiamo fatto durante il lockdown di marzo. Le abbiamo raccolte in questo CD e lo regaleremo volentieri a tutti voi bambini. Quindi ascoltate bene, guardate bene e poi aspettiamo i vostri disegni. Buon divertimento, bambini, e buon Natale! È arrivato. È arrivato. Anche quest'anno Natale è arrivato. Sarà perché è venuta giù la prima neve. Sarà perché si respira nell'aria nonostante la mascherina. Sarà perché si sono accese le luci della città. Ma finalmente è arrivato. E Eugenio non sta più nella pelle. Natale è la festa che preferisce di più, sì. Ha iniziato a contare i giorni già dal Natale scorso, dal giorno dopo. Sì, c'è il compleanno, la Pasqua, ma Natale è Natale e non vede l'ora che arrivi. Ha scritto la letterina a Babbo Natale con un sacco di giochi, perché quest'anno lui è stato buono, è stato molto buono ed è un po' come se quei regali se li meritasse. E lo aspetta da tanto, ne parlava giusto col suo amico Matteo e si dicevano che cosa avevano scritto sulla letterina. E io ho chiesto la console per i giochi e poi ho chiesto anche uno skateboard e poi ho chiesto anche uno di quei giochi coi mattoncini. E anche Matteo, il suo amico, gli diceva: ah, io invece ho chiesto anch'io un gioco con i mattoncini e poi ho chiesto un pallone nuovo e poi ho chiesto... aspetta, cos'è che ho chiesto? Ah sì, un gioco da tavolo da fare tutti insieme. Insomma, erano lì che sognavano, che aspettavano che arrivasse quel giorno. Eugenio, che cosa ti regaleranno i tuoi nonni? I miei nonni mi regaleranno come al solito. A un certo punto Eugenio si fermò a pensare. Di solito erano abituati a fare la vigilia con i nonni di Parma e poi andare a fare la vigilia dai nonni materni. E solo che quest'anno, con la storia del virus, non ci sarebbero andati per paura di non contagiarli. Accidenti. E certo, perché loro sono vecchi, sono molto vecchi, e quindi non si devono spostare, non devono vedere... A un certo punto, un dubbio venne in mente ad Eugenio. Matteo, siamo nei guai. E se Babbo Natale non venisse... In fondo anche lui è molto vecchio. E poi lo dicono tutti, no? Che quegli anziani devono stare a casa, che bisogna portare le mascherine, che bisogna igienizzarsi e non bisogna passare le cose. E lui è vecchissimo. Te lo immagini ad andare in giro con una mascherina grossa come una bandiera per coprire quel suo grosso barbone e le mani tutte consumate a furia di igienizzanti da passarsi. E poi scusa, quanti litri ne servono? Tanti! E sulla slitta sarà pieno di igienizzanti e non ci sarà posto per i nostri regali. Ah. Eugenio era lì che pensava: quest'anno Babbo Natale forse non arriva. Matteo lo guardava un po' senza capire. E certo, ma se Babbo Natale ha paura del virus, allora non verrà neanche da noi. Ma quanto è vecchio Babbo Natale? Quanto è vecchio. Ogni volta che chiedevano ai genitori quanto fosse vecchio Babbo Natale, rispondevano sempre la stessa cosa. Babbo Natale è vecchio, è molto vecchio. Però nessuno sapeva l'età giusta. Ecco, questa sarebbe stata la loro missione. Scoprire quanti anni avesse Babbo Natale. Come? Beh,
intanto si organizzarono. Diedero un nome speciale al loro patto segreto. Sarebbero stata la banda dei I Babbi per sempre. E poi un nome all'operazione. L'operazione si sarebbe chiamata Salviamo il Natale. Benissimo. Allora, bisognava organizzarsi. Primo passaggio, andare su internet e guardare le informazioni su Babbo Natale. Ma non ne trovarono tanto. Cioè, trovarono un sacco di informazioni su costumi di carnevale, su profumi, su giocattoli, ma niente, niente che parlasse di quanti anni avesse Babbo Natale. Va bene. Allora, qualche libro, magari c'è qualche libro dedicato. Andarono a cercare quelli che avevano in casa. Niente, niente di niente. L'unica informazione che trovarono era che Babbo Natale prima era vestito di verde e poi una nota bibita gassata l'aveva fatto vestire di rosso. Ma sull'età proprio niente. Accidenti. Le cose si mettevano male. Si mettevano molto, molto male. Piano B. Ci facciamo accompagnare dai nostri genitori al centro commerciale. Lì c'è un Babbo Natale che ascolta i bambini, li prende in braccio e fa le foto. Sì, lo so che quello non è il vero Babbo Natale, però magari se interpreta il suo ruolo è un suo collega. Magari lo conosce e ci potrà dire quanti anni ha Babbo Natale. Il più era convincere i genitori, ma ci riuscirono. Bastavano due occhioni grandi grandi. E arrivarono così al centro commerciale dopo una lunga fila di bambini. Finalmente riuscirono a parlare col Babbo Natale, che li guardò un po' stupito e disse loro di non saperlo, ma che Babbo Natale era molto, molto, molto vecchio. Sì, questa l'avevano già sentita dire. I grandi ripetono sempre le stesse cose. Non c'era più niente da fare. La missione Salviamo il Natale era fallita. Tornarono a casa. Eugenio aveva la tristezza nel cuore, non aveva quel solito sorriso sul suo volto. E dopo aver mangiato poco delle 10 portate che si presentavano per la vigilia, se ne andò a letto, triste. Parlò un po' col suo pesce rosso, che in fondo un po' ci assomigliava a Babbo Natale. Eh sì, aveva il pancione come lui e poi era tutto rosso. E poi guardava tutti i poster appesi nella sua camera dei suoi supereroi. Che belli che erano, con quei loro costumi tutti colorati. Un momento, ma e loro non hanno paura del virus? I supereroi sono immuni, sono invincibili, sono immortali. E poi scusa, sono sopravvissuti a dei pugni che butterebbero giù una casa. Volano sopra i tetti, combattono contro nemici che distruggerebbero un pianeta. Ma i supereroi sono un'idea. Un'idea passò per la testa di Eugenio. E in fondo anche Babbo Natale ha un costume, colorato anche. E anche lui vola sopra i tetti. E poi certo che è invincibile. Ed è immortale perché c'è da molto, molto tempo, lo dicono tutti. Quindi molto più tempo di noi. A Eugenio apparve un sorriso. E insieme ai sogni belli incominciò ad addormentarsi. L'indomani mattina aprì gli occhi. Aveva paura di scendere dal letto. Aveva paura di andare di là e non trovare neanche un regalo sotto l'albero. Ma la curiosità era tanta. Scese e corse verso l'albero. Era pieno di pacchetti. Pacchetti regalo con su il suo nome. Babbo Natale era passato. E così Eugenio decise che da quel giorno in camera sua, insieme ai poster dei suoi beniamini, ne voleva uno con su Babbo Natale. Perché in fondo anche lui è un supereroe. E così poté augurare a tutti quanti buon Natale.